Ciao ragazzi, allora oggi Fiat 500, andiamo a togliere questa schifezza originale che oltretutto ci ha fatto uscire pazzi per tirarlo via, perché se si bloccano queste lamelle qua a tirarlo ce ne vuole, e andiamo a montare un sistema di phonocar. Vado a prenderlo, fermati lì Francesco. Sistema di phonocar, eccolo qui, andiamo ad installare questo sistema qua, il VM052. Quindi ora che facciamo? Lo apriamo insieme, lo vediamo quello che c'è dentro la confezione, quindi facciamo questo unboxing, poi lo montiamo sulla vettura e ve lo faccio vedere acceso. Allora, andiamo a fare l'unboxing di questo VM52. Vediamo insieme cosa ci manda Phonocar, sempre se riusciamo ad aprire questa scatola. Ecco qua. Allora, manuale di istruzioni, va bene, classico, una cornice, vediamo cosa c'è qui, questo lo mettiamo dall'altra parte, vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, allora, qua troviamo i cavi, troviamo quest'aggeggio, non ho la più pallida idea di cosa sia, poi lo scopriremo insieme. L'antenna, e qualcosa mi è caduto, ecco qua. Ah, il DAB, ok, un connettore USB, tutta la cavetteria, ok. Andiamo a vedere, dobbiamo scoprire che cos'è sta roba. Forse ho già intuito che cos'è. Tiriamo fuori l'autoradio. Mettiamo questo da parte. Ho già intuito cosa è. Serve per tenere il monitor. Vediamo se ho indovinato oppure ho detto una scemenza. Mi sa che ho indovinato, serve per tenere il monitor, questo va inserito qui dentro, così tiene il monitor. Quindi andiamo a vedere il monitor. Wow, mazza che grande. Allora, qui abbiamo il monitor, ok, con il suo supporto posteriore, con l'attacco per i cavi e la sua regolazione, perché questo lo si può regolare più in basso o più in alto, uno lo mette come preferisce. Lo mettiamo da parte. E l'autoradio, che è un monodin, e mettiamo da parte anche questo con il suo cavo, eccolo qua. Questo è l'autoradio, si vede che è un prodotto Phonocar e non un prodotto cinese, lo si sente anche dal peso. Quindi ragazzi, ora dobbiamo assemblarlo in questo modo qui e montarlo sulla Fiat 500, e ve lo faccio vedere acceso. Allora ragazzi, abbiamo appena finito di fare l'installazione dell'autoradio VM052 Phonocar su Fiat 500. Ora giro la telecamera e vi faccio vedere il risultato finale. Ed eccolo qui, guardate che bello, 10 pollici.1. Ora, non so se ho la chiave qui per farlo accendere, ma forse ce l'ho lì. Quindi datemi un attimo che vado a prendere la chiave. Allora, rieccoci qua. Ho preso la chiave della macchina, apriamo il quadro. Illuminazione, pulsanti. Accendiamo, che forse Francesco l'aveva spento. Ed eccolo qua. Mi era volato il telefono dalle mani. Torniamo indietro, perdonatemi. Allora, volevo abbassare un po' il volume, ok, se no rischiamo che ce lo bloccano. Questo video l'ho fatto proprio così, veloce. Allora, abbiamo l'home qua, si vede meraviglioso ragazzi, credetemi. Si può regolare l'altezza oltre all'inclinazione, quindi noi l'abbiamo alzato tutto in modo che ci restassero ben in vista i pulsanti sotto. Logicamente, come qualunque altro Android, troviamo le solite applicazioni. Possiamo collegarlo a internet tramite il wifi, abbiamo le porte USB messe sotto, c'è il DAB Plus anche,
che in questa vettura però non abbiamo installato, e troviamo tutte le impostazioni. Ah, si possono anche spostare le varie opzioni tenendole premute. Entrando sulle impostazioni troviamo quello che troviamo su tutti gli Android, penso che ormai li conosciamo tutti a memoria. Qua troviamo la radio che abbiamo già provato e funziona benissimo. Quindi guardate che bello installato, è cambiato totalmente un cruscotto. Guardate che bello, sembra un'altra vettura. Meraviglioso, e credetemi, si vede bellissimo. Non so se rende l'idea tramite il video, ma si vede meraviglioso, sembra un full HD. Quindi ragazzi, se volete installare sulla vostra Fiat 500 un VM052, HCS Car Audio ve lo consiglia al 100%. Si installa benissimo, non dobbiamo fare nessuna modifica, tranne prendere logicamente la mascherina adattatore per un DIN della Fiat 500. Con tutte le sue connessioni plug and play, lo buttate dentro e cambiate totalmente il cruscotto della vostra vettura. Per qualunque informazione, vi raccomando, lasciate un commento. hcscarradio.it, il sito internet, se volete comprare qualcosa. Se non siete iscritti al canale, fatelo. Scusateci per questo video fatto un po' così, però non volevo mancare a fare il video di questo autoradio e quindi l'abbiamo fatto un po' velocemente. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.